Applausi al presidente, l'unico vero comandante, e ai colori rosa nero dell'aquila volante, perché vincere questa sera è il regalo di una vita intera, e tutta la città risponde insieme in un coro grande. Dai Palermo, corri, questa sera vinci per noi, lottando come tu sai. Senti il calore che questa curva ti dà, passione e lealtà. Contro l'Empoli e ovviamente anche il Napoli, che ha pareggiato a Genova contro il rossoblù di Gasperini, ma 1-0-0 che non compromette assolutamente la corsa per la testa della classifica, anche perché in vetta l'Inter ha battuto la Roma. Parliamo tra l'altro con i nostri ospiti di questa sera, avremo tantissimo da dire, iniziamo a presentarli. Partiamo alla mia sinistra, abbiamo Giuseppe Guida, allenatore degli allievi sperimentali del Calcio Sicilia. Ciao Giuseppe. Buonasera. Al tuo fianco Ninni Aragona, tecnico della formazione palermitana di A2 di pallamano Chelona. Ciao Ninni. E alla mia destra una ampia rappresentanza dell'emittente Seven Gold, perché abbiamo alla mia destra Antonio Asaro. Buonasera Antonio. Buonasera, buonasera a voi. Ed anche Alberto Gianbruno, che ovviamente oltre a Seven Gold è anche una delle penne, delle voci di RetePalermo.it. Ciao Alessandro, ben trovato. Ciao Alberto, già arrivi, quindi iniziamo alla penna, alla penna, mi è piaciuta la penna. Iniziamo bene. Allora, adesso che abbiamo passato gli ospiti, andiamo col nostro tradizionale brindisi. Invito i miei ospiti a prendere questo bel bicchiere. Come sempre, sembra una frase religiosa, ma non lo è, prendete il calice. E quindi ovviamente prendiamo una ripresa del Palermo contro il Chievo, perché ci sarà nuovamente un impegno casalingo alle 15 di domenica. Alle mie spalle vedete, tra l'altro, anche dalla nostra inquadratura, tanti ragazzi, tanti atleti che questa sera sono ospiti. Sono i ragazzi degli allievi sperimentali del Calcio Sicilia, i ragazzi del Chelona e anche le ragazze della formazione Dragons di Carini, del cheerleading e cheer dancing. Ne parleremo assolutamente nel corso della nostra puntata. Adesso primo spazio pubblicitario e ci vediamo tra pochissimo. Vi aspetto! Visita Ustica, ok, vi aspetto!
nel mondo avrà un lugar para ca- la 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 la. Visita Ustica, ti aspetto. Eccoci nuovamente in diretta, siamo tornati per questa prima nostra pausa pubblicitaria. Ovviamente io vi ricordo che voi potete interagire insieme a noi, questa è un po' una trasmissione, la sua caratteristica principale che è davvero una chiacchierata sul Palermo, vedete, anche perché la location è molto molto luminosa, molto allegra, non potrebbe essere altrimenti, ma lo possiamo fare anche con voi attraverso interventi dei nostri ascoltatori che lo possono fare in diretta. Adesso vedremo in sovraimpressione anche i contatti 392 199 1500, invece per scriverci attraverso un sms su WhatsApp vi ricordiamo, potete adesso vedere anche il numero 338 419 8806, una mail a rosanero@firrouge.tv, oppure potete andare su Facebook alla nostra pagina Firrouge Rosanero, mettere mi piace. Abbiamo lanciato anche un post nel pomeriggio: qual è la soluzione migliore in questo momento, l'esonero di Iachini oppure la colpa non è di Iachini? Stringiamo i denti fino a gennaio. Io tra l'altro proprio questo piccolo sondaggio di Firrouge Rosanero lo giro subito ad Antonio Asero. Antonio, qual è la soluzione migliore in questo momento? Il sonoro di Iachini o tenere Iachini che non è il problema e stringere i denti fino a gennaio, anche se dubito che a gennaio arrivi Garrincia, diciamo. Ma secondo me non è la soluzione quella di, almeno in questo momento, di far andare Iachini, perché siamo in prossimità intanto di una partita decisiva, quella col Chievo, importante perché contro una rivale diretta, e poi il Palermo andrà a giocare a Roma con la Lazio e in casa con la Juventus. Iachini ha sicuramente delle colpe, come sempre capita quando si entra nel marasma, nella confusione generale, il tecnico o la capacità di tirar fuori, ma da solo è difficile, o quando l'organico presenta delle pecche, dei vizi di forma, dei peccati originali abbastanza forti, naturalmente viene trascinato lui in confusione dalla situazione dell'organico e della squadra. Anche perché quando tu cerchi il rimedio al male devi capire qual è questo rimedio, e non mi pare che sul mercato in questo momento ci siano allenatori in grado di poter dare una svolta sotto l'aspetto tattico e caratteriale alla squadra, in grado di tirar fuori. Iachini conosce bene questo organico, conosce questi giocatori, gli ha dato l'imprimatur e diciamo l'ha battezzati lui molti di questi. Vasquez in primis, ricordiamo, è stato lui a tirarlo fuori dalle secche, per cui credo che sia in questo momento l'unico che può tirar fuori. Deve ritrovare calma, deve evitare che la squadra si lasci trascinare in errori clamorosi come il gol di Saponara, che secondo me è un'autentica bestemmia del calcio, non tanto per il calcio di punizione, ma perché tu consenti a un giocatore che aveva trascinato per tutta la partita la squadra dell'Empoli di trovarsi nell'uno contro uno con Andelkovic, è già una condanna scritta. Quindi bisogna, chiaramente a questi livelli non si fa nulla affidato al caso, bisogna preparare la partita con grande precisione e determinazione, e forse è questo che manca, la serenità a Iachini per preparare la partita come lui, uomo di campo e grande conoscitore del calcio, fino a questo momento ha sempre fatto. Tra l'altro, Alberto, prima di girarti la stessa considerazione, volevo ricordare, proprio anche in virtù degli ultimi risultati, la nuova classifica della Serie A. Prima andiamo a vedere i risultati di questa undicesima giornata, con l'ausilio della nostra grafica possiamo andarli a vedere per capire appunto cosa è successo nel corso di quest'ultimo turno di campionato. La vittoria della Juventus 2-1 col Torino, Inter Roma 1-0, poi il netto successo della Fiorentina col Frosinone 4-1, poi 3-0-0 consecutivi con Genoa Napoli, Carpi Verona e Udinese Sassuolo, 3-0 del Bologna, Lazio Milan, la vittoria a sorpresa devo dire del Milan a Roma con la Lazio, l'1-1 tra Chievo e Sampdoria, e la vittoria dell'Empoli a Palermo, per una classifica che attraverso l'ausilio della grafica possiamo subito andare a vedere che è cambiata in vetta, soprattutto grazie al successo dell'Inter con la Roma, che ha permesso ai nerazzurri e alla Fiorentina di ritornare in vetta. Roma 23,
poi Napoli a 22, Sassuolo Milan 19, Lazio 18, Atalanta 17, Sampdoria 16, Juventus 15, le squadre sono praticamente punto a punto una dopo l'altra, c'è grande equilibrio, Torino 15, Empoli 14, Chievo 13, Genoa Udinese 12, poi c'è il Palermo a 11, a soli due punti di vantaggio in questo momento alla zona retrocessione perché c'è il Frosinone a 10 e poi il Bologna, la prima formazione che in questo momento andrebbe in Serie B a quota 9, Verona e Carpi a 6. Alberto, ti stavo dicendo, proprio questo, è possibile che un allenatore riesca a tirarsi fuori da una situazione che qualcuno definisce compromessa? Si può senza un cambio invertire la rotta? Si deve secondo me, perché io penso che Iachini in questo momento sia il minore dei mali, quindi Iachini così come l'allenatore. Dicevamo prima di andare in onda, microfoni spenti, che probabilmente anche un Capello, anche un allenatore probabilmente più vincente del mister, anche se è stato chiamato spesso mister Serie B perché ha conquistato tante promozioni, probabilmente non aiuterebbe questa squadra al momento. È una squadra che andrà rinforzata, bisogna capire come questa squadra arriverà a gennaio però, perché di qua a gennaio ci sono ancora tante partite. Io mi ricollego a quanto diceva Antonio poco fa perché sono d'accordo con lui, è un problema di serenità, perché se non l'hai tu, e parlo del mister, non la trasmetti alla squadra. Ieri Iachini è stato espulso per la terza volta nelle prime 11 giornate, questo è un primato. Lo analizzavamo su Rete Palermo quest'oggi, che hanno Iachini e Maran, tre espulsioni di fila, ma non puoi farti espellere, capisco per proteste, perché non viene assegnato il fallo a basket. La domenica si incontrano negli spogliatoi verso il 60esimo. Sì, speriamo che non si incontrino nel tunnel insieme a Pasquale Bruno, perché oggi è uscita una dichiarazione contro Bonucci. Pasquale Bruno ha dichiarato che uno dei suoi sogni sarebbe quello di dare un pugno a Bonucci. A Bonucci. E quindi insomma quello che bisognerà capire è come questa squadra arriverà a gennaio. Fatto sta comunque che ci troviamo di fronte a un bivio, io penso che la pazienza del presidente stia terminando. Lui già l'ha definita quest'oggi in un'intervista, quella contro il Chievo, una gara da dentro fuori. Nel caso di sconfitta probabilmente saremo Iachini, non so se questo sarà però il rimedio che possa dare un vantaggio al Palermo. Io, sai come la penso, io sono sempre a favore dei ritiri. Non ero stato molto d'accordo con il capitano, col portiere del Palermo Sorrentino, che aveva detto qualche settimana fa che il ritiro non era servito. Secondo me è servito, e come. Il problema, anche se vai in ritiro, anche dopo il Chievo Verona, è che ci saranno tanti giocatori del Palermo che andranno con le nazionali. Quindi anche lì è una situazione da valutare, perché se ci sono tante pedine che ti vengono a mancare, con chi la fai la riunione tecnica? Con i magazzini? Ricordiamo, dopo il Chievo c'è la sosta per... la nostra amatissima sosta per le nazionali, che per un'amichevole alla fine non ne possiamo più davvero. Giuseppe, a parte gli scherzi, in questo momento a livello tattico Iachini sta facendo il massimo in relazione alla rosa, che l'abbiamo detto tante volte non è eccezionale, però questi ci sono. In relazione all'attuale rosa, questo 3-5-2 ti sembra il modulo più convincente o si dovrebbe cambiare qualcosina? Il 3-5-2, purtroppo in Italia andiamo dietro la moda, no? La Juve ha fatto la moda del 3-5-2, ma la Juve aveva gente come Vidal e Marchisio che erano degli attaccanti aggiunti, attaccavano sempre gli spazi, e dietro c'era una persona come Pirlo che metteva la palla dove voleva. Io credo che il Palermo non abbia né Pirlo né tantomeno ha le due mezzale modi Marchisio e Vidal. Noi abbiamo un centrocampo statico, ieri è stato lampante sotto gli occhi di tutti, vedevamo un Empoli che faceva del movimento continuo, dell'attaccare la zona luce, quindi lo spazio, muoversi sempre senza palla, ed era un bel vedere da parte di chi guardava calcio ieri sera. Mentre il Palermo è statico, è una squadra che ha poche idee, qui anche poca qualità, in confusione, poca è una qualità. Squadra in confusione che rispecchia l'allenatore, che giustamente secondo me non ha più la tranquillità per far ripartire questa squadra, perché io sfido chiunque ad avere le pressioni che ha Iachini dopo tutto quello che ha fatto per il Palermo. Cioè Iachini si ritrova una squadra di illustri sconosciuti e nessuno ne parla. Cioè Iachini ha gente che secondo me parlano ognuno la propria lingua, lì quando lui parla con chi parla non l'ho mai capito, perché in campo questi non si parlano tra di loro. C'è gente che comunque sono tutti illustri sconosciuti, eppure si pretende di avere la certezza della Serie A. Ma bisogna essere umili, quando si vanno a prendere certi giocatori si mette alla base il fatto che questi si devono prima ambientare, devono capire il calcio italiano, e non è facile, che il calcio italiano fa della tattica il suo pezzo migliore, e gli stranieri vengono in Italia e di tattica sanno tutto tranne che di tattica. E Iachini, secondo me, con le pressioni che c'ha addosso, non so, io gli auguro il bene di questo mondo perché è un allenatore che stimo tantissimo, però secondo me il Palermo ieri sera ha rispecchiato
la confusione di proprio dell'ambiente del Palermo, cioè si vede che non regna la disorganizzazione dovuta all'assenza di serenità. Beppe Iachini secondo me non è più sereno e noi in questo modo andiamo a sbattere contro un muro. Senti Ninni, da allenatore queste situazioni di difficoltà vanno gestite ripartendo da se stessi o prima ancora analizzando, capendo quali sono i problemi? Sicuramente bisogna capire quali sono i problemi. Io penso che Iachini è un combattente, è un guerriero. Io me lo ricordo quando giocava nel Palermo ed era proprio bello vedere andarlo a chiudere sempre, e sono convinto che riuscirà a prendere, a trovare il bandolo nella matassa. Io ho una mia idea, ma non sono un tecnico. Però dal punto di vista da allenatore. Però mi è sembrato che le uniche due vittorie che abbiamo fatto le abbiamo fatte senza punte. Più che altro il fatto di vedere un Gilardino che secondo me è stato un grande campione, ma ora si muove poco e ci vuole il movimento lì davanti proprio per concedere gli inserimenti. Insomma, l'anno scorso Rigoni ha fatto un sacco di gol, quest'anno non si inserisce, ma perché? Secondo me manca proprio un movimento al centro e stiamo pagando un po' questo. Senti Giuseppe, proprio questo ti volevo dire. Il problema, quindi, secondo molti, anch'io ho pensato che il problema in questo momento potesse essere dei due esterni, Lazzari riconoscibile, Rispoli forse uno dei più vivi in questo momento, ma quanto a tecnica individuale ha grosse lacune, quindi il problema è nei tre centrali. Il problema è che abbiamo gente statica, c'è gente che non si muove senza palla. Cioè, il concetto di per giocare a calcio, la prima regola è imparare ai ragazzi e quindi ai calciatori di muoversi senza palla. Io ieri sera ho visto un Palermo che era fermo, chiunque voleva la palla l'aspettava fermo. Gilardino è lampante perché è la prima punta, ma lì anche gli esterni vanno sempre sul 2 contro 1, perché comunque l'esterno si trova sempre la mezzala che va a coprire avversaria, l'esterno basso e il centrale, cioè quello lì non può mai mettere un cross. Uno come Gilardino, se tu non arrivi sul calcio d'angolo e metti un cross dal calcio d'angolo ad uscire, Gilardino la palla non la prenderà mai, perché gli arrivano solo cross dalla tre quarti, spalle alla porta, un attaccante 9 volte su 10 la perde, è sempre figlia dell'avversario. Quindi torneresti magari a un 4-3-1-2? Ma no, intanto dovrebbero ritrovare la serenità, che secondo me in questo momento non c'è più, perché ripeto, un presidente come Zamparini deve capire che se lui vuol fare plusvalenza non gli può sempre andare bene, e quindi questo è un rischio a cui devi mettere in preventivo. Poi il problema non è tattico, quando la gente sta libera di testa si muove, corre. Ieri la squadra era bloccata, si vedeva che rispecchiava l'allenatore. L'allenatore è teso, quindi non trasmette serenità ai giocatori. Ed è tutta una logica, non è solo un problema tattico. Antonio, prima della diretta ci hai detto una notizia molto importante, una bomba, un segnale che potrebbe spiegare tante cose. Di che cosa stavamo parlando? È una notizia sicuramente, perché è un dato di fatto, ma poi voglio dire, uno ci può costruire tutto quello che vuole, sì. Essere minimale in tutto questo, in una logica anche economica, come invece, ripeto, costruire un castello. La notizia è che Zamparini non ha più l'aereo privato, no? Si sposta adesso come tutti i comuni mortali, con un volo di linea. Questo, vabbè, dice, cosa significa? Non significa niente, però dico, l'aereo privato ti permette raggi di azioni solitamente più ampi, più vasti, libertà di movimento, situazioni che ti danno l'idea di un'evoluzione di qualcosa che chiaramente vuole svilupparsi e cresce. Ha 74 anni, Zamparini, sicuramente una situazione familiare che cerca di richiamarlo in patria, tra virgolette, cioè nella sua zona di operatività logistica, perché è chiaro che non ha più quelle risorse e quell'energia che poteva avere quando aveva 60 anni o 50 anni, e chiaramente questo, come dire, si coniuga perfettamente con il fatto che probabilmente Zamparini non ha una prospettiva lunga qui a Palermo. Io ritengo addirittura sia cortissima, e mi riferisco, credo, all'inizio, alla fine di questa stagione. Quali possono essere le prospettive, Antonio? Prospettive del dopo Zamparini, tu dici? No, le prospettive del dopo Zamparini sono veramente
Ma guarda, dipende poi, ecco, è importante chiaramente questo campionato, ovviamente direi che lo spartiacque è restare in Serie A o andare in Serie B, perché andare in Serie B, come ricordiamo purtroppo drammaticamente all'esperienza recente, significherebbe ricominciare da capo, rimboccarsi le maniche, remare nuovamente. Zambrini sarebbe costretto a restare, ma a questo punto non so con quale spirito e con quali motivazioni, mentre in Serie A potrebbe esserci un fisiologico normale passaggio di consegne con una realtà tutto sommato importante. Non dimentichiamoci che ieri in una partita giocata in Università c'erano 17.000 spettatori. Io mi chiedo quante realtà in Italia, ma non solamente in Italia, possono contare 17.000 persone che vanno allo stadio a vedere, senza considerare tutto ciò che ruota attorno al Palermo in come interesse, che è un volume sicuramente importante. Ampio. Senti Alberto, un entusiasmo che è palese, che è in forte calo a causa di quello che la gente vede, perché poi l'amore per il Palermo c'è sempre, no? Che dici? Allora, l'amore per il Palermo resta sempre. Il forte calo, devo essere sincero, l'ho accusato fino a un paio d'anni fa. Poi questa azione irrepulista, no? Questa retrocessione, l'entusiasmo che è scaturito dalla promozione, dal ritorno, qualcosina in più l'ho vista. Di solito noi parliamo dello zoccolo duro dei tifosi del Palermo, che si attesta intorno alle 10.000 presenze. Sì. Anche questa cosa che ricordava poco fa Antonio, 17.000 persone in casa contro l'Empoli di lunedì sera, questo è un dato da non sottovalutare assolutamente, anche perché rispetto agli altri anni, avevo visto anche qualche attività maggiore da parte della società per richiamare il pubblico, avveniva, che ne so, l'ingresso per le donne gratuito, l'operazione famiglia. È una fase di transizione, tra l'altro, forse, che avvertono tutti, può essere, una fase di stallo, sì, un momento in cui non si capisce cosa succederà a breve, e questo viene trasmesso, perché comunque non è una piazza che sta ribollendo d'entusiasmo Palermo in questo momento, già. No, è un fenomeno diffuso. Infatti. È un fenomeno diffuso, non dimentichiamo poi. Diciamo ad uno storico di situazioni del Palermo, che se vogliamo andare indietro partono da Toni probabilmente. Sì. E dai quei famosi 33.000 abbonati che tutti ci invidiavano, non si trovava un posto neanche a pagarlo a peso d'oro il primo poi anno dopo la finale di della Serie A, Il picco finale, diciamo, dell'entusiasmo, così per tornare picconate, più che piccolo, come sono state picconate. Senti Antonio, tornando a ieri, Brugman, che mi dice, ha iniziato con abbastanza ordine, senza strafare, poi si è un po' perso per strada, è stato ammonito. D'altra parte non gli si poteva, credo, chiedere di più, come diceva giustamente Guida, anche il centrocampo adesso è mal assortito, sono Rigoni che doveva fare il vice Maresca, Brugman che era, diciamo, al suo esordio e doveva cantare e portare la croce, sono cose. Gli esterni, ha perfettamente ragione, concordo perfettamente con Giuseppe che diceva, io credo che una delle arrabbiature, se vogliamo essere più pesanti, delle inc puntini di Iachini dopo il mercato, che qualcuno dice abbia portato anche ad un momento vicino alla rottura, sia stato che se tu prendi Gilardino devi prendere poi due esterni che siano in grado, come dice, di arrivare sul fondo, perché non ha senso fare i cross alla tre quarti quando questi cross arrivano e sono decenti. Perché ecco la cosa che io mi chiedo, è che forse il ribalto qui potrebbe essere un argomento, sì, è un tema di discussione, perché alcuni giocatori come Gonzales, Lazzar e Rigoni, che l'anno scorso erano e tiravano la carretta forse più dei leader, oggi hanno un'involuzione di gioco, è un effetto domino dell'assenza di Dybala che si riflette su tutta la squadra. Iachini potrebbe gestire meglio, sicuramente questi non sono gli stessi giocatori che avevamo visto l'anno scorso. Sì. È collegato al fatto che non c'è Dybala, dico, è possibile che l'assenza di Dybala abbia provocato, indotto un Gonzales, un Lazzar, un Rigoni ad essere non riconoscibili fino a questo momento rispetto a quello che era il modello che avevamo l'anno scorso. Ma Vasquez è un giocatore appunto atipico, particolare, sì, possiamo giudicarlo come vogliamo, ma questi giocatori uno ti aspetti un rendimento, dico, che in linea massima confermi. Comunque, Antonio, quello a volte capita stagione, che pur essendo, Giuseppe ce lo può confermare, anche a livelli più alti, a livelli professionistici, anche quando abbiamo giocato, capitava anche a me di giocare, un'annata vedevo che c'era qualche compagno un po' più forte, io mi facevo trasportare, poi magari l'anno dopo la squadra era un po' più claudicante, non hanno tutti lo stesso carattere, cioè il rendimento è uguale sempre. Dico, Giuseppe, può capitare che
alcuni giocatori vedono che in avanti non hanno più quei due che li facevano impazzire perché gli davi la palla e succedeva qualcosa, ora tutti sono chiamati a un qualcosa in più. Questo bene se è uno, però se sono due, tre, e sono proprio quegli elementi che l'anno scorso, ripeto, dietro i due leader che erano Dybala e Vázquez, facevano un po' la differenza. Manca questo, no? Nei vari reparti, di entusiasmo tecnico. Questo continua a dire che tutto gira attorno della tranquillità che non ha più il nostro allenatore, perché l'allenatore tranquillo si rende conto che questo Palermo col 3-5-2 non ha dove non arrivare, giocare, ha dei giocatori che li sta semplicemente adattando per un modulo che doveva semplicemente ricopiare quello dello scorso anno, ma lo scorso anno avevi Dybala che attaccava sempre lo spazio e andava a nozze nell'1-2 con Vázquez. Oggi Vázquez con chi gioca all'1-2? Non lo gioca nessuno perché c'è una punta statica, gli esterni non accompagnano mai, le due mezzale sono piatte, non si buttano mai dentro, quindi gli avversari ti aspettano lì e ripartono. Contro l'Empoli non puoi giocare con un centrocampo a 5 contro una squadra che parte, fa del possesso palla il suo pezzo migliore, iniziano il possesso palla da dietro e noi li aspettavamo a centrocampo, ma noi ci dobbiamo salvare, dobbiamo vincere la partita, esatto. Non ti posso aspettare, e questo subentra sempre dal fatto che Iachini secondo me non è più sereno, e quindi qua alla base il signor Zampadini, prima di attaccare e dare calci in culo al proprio tecnico, che dovrebbe semplicemente ringraziare per tutto quello che ha fatto lo scorso anno, che ha preso un ragazzo che era Dybala, che era messo nel dimenticatoio, ricordiamoci di Vázquez che non giocava, era fuori rosa, e lui gli ha fatto fare una plusvalenza su Dybala, e Vázquez non l'ha venduto solo perché ha avuto il coraggio di mantenerlo per un'altra stagione. Quindi secondo me nel calcio si fa presto a dimenticare e a denigrare il lavoro dei tecnici. L'unica nota stonata secondo me noi tecnici è che ormai siamo troppo sottoposti a quello che fanno i procuratori. I procuratori arrivano, impongono i propri giocatori e i tecnici non contano. Quindi un tecnico si ritrova in ritiro con dei giocatori che non ha manco chiesto. E poi devi fare di necessità virtù. La solita storia che facciamo. Però un allenatore sereno avrebbe la mente serena per capire che deve cambiare assetto tattico e deve mettere, come ha detto Zamparini, che poi Zamparini ha i suoi momenti, però quando è lucido ha ragione, perché è una persona che comunque ha la sua esperienza e vive di calcio e ne ha viste di cotte e di crudi, ha ragione quando dice che il Palermo deve cambiare qualcosa, deve mettere gente che corrono. Ieri sera nel Palermo correvano veramente in pochi, quindi la base è quella, ridare serenità a uno spogliatoio, e non so se riusciranno ancora con gli Iachini. Allora, adesso abbiamo fatto questa prima parte come sempre ampiamente dedicata al presente, cioè all'ultima partita, a quella che arriverà. Adesso prima pausa pubblicitaria, al ritorno iniziamo il nostro spazio dedicato ai nostri ospiti, abbiamo tante cose da trattare, tratti sport, inizieremo dalla pallamano fra pochissimo. Nessa vida são normais. Aqui na terra tudo sempre vem e vai. Eu cruzo com você e tenho certa intuição. Agora dessa vez alguém levou meu coração. Il nostro albergo è uno degli alberghi più antichi di Ustica. È stato creato dalla nonna Clelia, appunto, al quale ha dato il nome all'hotel, negli anni 50. Noi l'abbiamo ristrutturato nel 2000 e adesso l'albergo ha 26 camere, tutte quante dotate di aria condizionata, TV color, cassaforte, frigo bar. Abbiamo un'area relax qui dove insomma si può leggere, si può guardare la TV, ascoltare musica. Fuori abbiamo un salottino a disposizione sempre dei clienti che alloggiano il nostro hotel. Oltre ad avere camere in hotel abbiamo anche degli appartamentini, 6. 4 si trovano nel centro storico e 2 si trovano sempre qui vicino al paese, a 200 metri dalla piazzetta, con vista mare. E su al terzo piano c'è la sala ristorante dove si fa la prima colazione, che viene servita tutte le mattine. Il nostro è un buffet, una colazione mediterranea. Più che altro si trova del dolce e del salato su richiesta. Nessa vida são normais, aqui na terra tudo sempre vem e vai. Eu cruzo com você e tenho certa intuição. Visita Ustica, ti aspetto.
siamo rientrati, ci siamo spostati qui nella nostra area ospiti, potremmo dire così, perché tutti nel tavolo principale, specialmente stasera, non c'entriamo, siamo con Nini Camilita, tecnico della Chelona, squadra di Serie A2 che adesso affronterà, come le altre formazioni del girone di tutta Italia, la pausa per le nazionali. Allora, come sta andando questo campionato, questo girone? 5 squadre, le prime 4 a 6 punti, grande equilibrio. Sì, c'è molto equilibrio, praticamente la lotta è veramente per la promozione destinata a quattro squadre, sì. La quinta un pelo sotto, e quindi però le quattro squadre si daranno battaglia sino al termine del campionato, sì. Noi abbiamo fatto una scelta, stiamo lavorando con un forte settore giovanile che ho portato quasi al completo in prima squadra, ho soltanto due maggiorenni, il capitano, anche il grandi Leone. Attestati come quello della nazionale, delle nazionali giovanili, sì, dice, sì. Praticamente ho qui due ragazzi che fanno parte della nazionale under 18, che quest'anno quasi sicuramente verranno chiamati per le qualificazioni agli europei e per l'MHC che faranno, mi sembra, in Egitto. Quindi lavorare sui giovani ancora, sì, una volta dimostra che paga sia dal punto di vista dei risultati tecnici, ma anche dal punto di vista delle soddisfazioni, perché è un qualcosa su cui si va a lavorare anche dai fondamentali all'inizio, e poi si arrivano a dei miglioramenti, sì, perché sì, siamo, sì, a un passo dalla A1 come divisione, perché sì, siamo, sì, proprio, sì, quasi. Non solo, ma tengono il campo bene, veramente, sì. Sono il mio orgoglio. Assolutamente, e si vede. Tra l'altro, ricordiamo, sono due le palermitane del girone E, il Chelona e Cus Palermo, che si affronteranno nel prossimo turno di campionato dopo la pausa. Giorno 14. Delle nazionali. Ricordiamo dove? Al Palaureto alle 16. Noi giochiamo in casa e, sì, ospitiamo il Cus. Il Cus, dove sono vecchi volponi, sì, che hanno fatto anche la A1. La storia della pallamano italiana. Vediamo anche, vediamo qualche immagine dei ragazzi durante le gare interne di campionato, sì, anche al Palaureto. Senti, Ninni, la pallamano, che è uno sport che, diciamo, divide, per alcuni è molto spettacolare, altri dicono si segna ogni azione, quindi non lo so, forse, magari forse la bellezza è questa, nel, sì, senso che è adrenalinico, perché c'è sempre una possibilità di recuperare velocemente, e quindi ti tiene sempre in tensione. Sono anche degli ottimi gesti fisici, perché a volte si arriva davvero a fare, quanto è l'area di rigore, Nini, ricordiamo? Sono 6 metri, quindi praticamente c'è l'area dei 6 metri, che, sì, è l'area del nostro portiere. Noi qui abbiamo Giovanni Lorre, che è un ottimo portiere ed è uno dei maggiorenni che mi sono tenuto, perché, sì, è una garanzia. Ricordiamo la regola, che chi attacca può entrare a livello soltanto di metri cubi dentro l'area, ma non può toccare, perfetto, il sì, perché praticamente chi mette il piede nell'area va in invasione, quindi regala la palla agli avversari. Senti, Nini, io volevo che tu mi togliessi una curiosità. Dimmi. Perché l'altro giorno io vedevo gli highlights della Champions League di pallamano, qualcosa di meraviglioso, che veramente ho scoperto che esiste il tiro con la girella, che è una, sì, cosa eccezionale, sì, sì, con l'effetto, sì, veramente incredibile. Io volevo capire una cosa: c'erano delle azioni nelle quali un giocatore dal fondo, tra virgolette, faceva il salto per andare a concludere, ma poi la passava al volo a un compagno che saltava. Quindi qual è la regola? Non può toccare il terreno, sì, chi, sì, sta tu tirando, praticamente o in volo puoi entrare dentro l'aria, mentre se appunto prendi la palla e tocchi a terra dentro l'aria, invasione. Però quindi il non compagno lo puoi fare. Che te l'ha crossata può toccare a terra se non ha più il pallone? Sì, 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 nel senso che in linea di è massima è influente, perché, okay, è un'azione di gioco, non può rimanere dentro, nel senso, certo, che è a saltato terra, a terra ed esce, terra e allora il gioco continua tranquillamente. Ma queste sono azioni spettacolari, e ci vuole molto lavoro, tanta sincronia, tante ore di lavoro di per poter, sì, sì, arrivare ad affinare queste azioni, che sono veramente bellissime. Nini, tra l'altro
forse il prototipo del giocatore perfetto di pallamano è proprio questa, una grandissima esplosività e dell'elasticità, sì, elasticità, sì, perché sì, sì, è anche se è abbastanza alto non è male, specialmente, no, i mancini, vedo a volte convergono, sì, ricordo, sì, una partita del Cusso contro il Gaeta che aveva giocatori anche di nazione, della nazionale, sì, c'era un esterno di 2,05 m quando alza il braccio, sì, sì, era terribile, da, a parte gli scherzi, quindi l'esplosività è tutto, sì, sì, l'esplosività è tutto, infatti si lavora molto con, facendo fare balzi ai ragazzi, sì, multibalzi, insomma, il lavoro atletico è fondamentale, anche perché il campo è 40x20, che sembra piccolo, ma correndo avanti e indietro, perché non esiste un giocatore d'attacco, un giocatore di difesa, si rientra, ma sono tutti dietro la linea della palla. Infatti sono tutti che vanno in attacco e tutti che tornano in difesa, per cui c'è un grande dispendio di energia, ma è spettacolare, è bello, è spettacolare. È proprio veramente. Allora, al mio fianco, nome? Gabriele Saitta. Allora, uno dei nazionali. Uno dei nazionali. Gabriele, ascoltami, come ti sei avvicinato alla pallamano? Ho cominciato scuola media col professore Aragona, che mi ha accolto dopo il secondo anno in squadra, e dopo ho continuato. Ti è fino piaciuto da subito? Sì, sì, subito è stata una passione per me. Senti, ma ti è capitato di fare qualche partita a calcetto con gli amici, no, in questi anni? Sì. Senti, sì. Ma è più facile far gol con le mani rispetto ai piedi? Sembra di sì, sembra di sì. Sembra, però in campo poi ovviamente con le mani addosso è un po' difficile centrare la porta. Senti, il tuo ruolo? Ala, destra, o terzino destro. Senti, ma è più bello segnare quando hai questa bella porta spalancata o fare convergere, diciamo, dal corner e metterla al secondo palo ti dà più soddisfazione ormai? Sì, l'ala è meglio, sì. Anche perché dall'ala bisogna essere molto più tecnici, sì, perché lo spazio di porta, lo specchio di porta è ristretto, per cui, sì, devi staccare bene, saltare e avere la lucidità e lavorare bene col braccio, e lui è una delle migliori ali a livello giovanile. Assolutamente, infatti. Tra l'altro io, allora, abbiamo detto il portiere è Giovanni, sì, l'abbiamo qui davanti. Giovanni, io volevo che tu, mentre scorrono le immagini, mi togliessi una curiosità col mio. Questi pantaloni che usate, da alcuni definiti pigiama, e sono volontariamente larghi oppure fa parte del gioco oppure è una scelta casuale? Io vedo sempre questi pantaloni molto larghi del portiere, cioè, che un po' li contraddistinguono, che dici? Dipende. A me, io preferisco i pantaloni belli larghi, così danno più possibilità a un portiere di muoversi. Anche perché avete una tecnica particolare rispetto al sport, dove si devono alzare le gambe, a volte quasi all'altezza delle spalle, a seconda del gesto tecnico, no? Quindi è una scelta casuale, però vi aiuta nei movimenti. Esatto, cioè il portiere di pallamano è molto diverso dal portiere di calcio. Il portiere di pallamano è molto, per me, più tecnico. È un ruolo più spettacolare. Sì, esatto. È un ruolo più spettacolare. Allora, adesso con la nostra regia possiamo tornare qui nel settore principale. Adesso piccola pausa pubblicitaria, resteremo qui nella nostra area ospiti. Ringraziamo i ragazzi del Calona, ci ritroveremo poi con Ninni nel tavolo principale a fra pochissimo, perché si parla di allievi, di calcio giovanile. C'è anche Antonio Asaro che commenta questa grande novità delle telecronache, delle formazioni del calcio Sicilia. Pubblicità fra pochissimo e parleremo con Giuseppe Guido di questi ragazzi del 2000 che stanno facendo davvero molto bene. A fra poco. Spallonatore è nella parte ovest dell'isola di Ustica e credo che sia anche nella parte più bella, perché qui ci sono fantastici tramonti. La struttura si compone di un corpo centrale composto da 80 camere, di 110 bungalow sparsi nella vegetazione mediterranea e di un club formato da piscina, mini club, area anfiteatro.
La particolarità del villaggio Monte Spagnolo è la sua posizione geografica e nella posizione più bella per poter vedere il tramonto. Il tramonto avviene ovviamente, come tutti sappiamo, ad ovest. E qui avviene un fenomeno che difficilmente in altre isole si riesce a vedere. Man mano che il sole tramonta e quindi cambia colore il cielo piano piano diventa sempre da chiarissimo a scurissimo, il mare scende, si tuffa, va a dormire, come si dice, all'interno, il sole va a dormire all'interno del mare e nello stesso tempo il cielo si illumina dalla parte occidentale e si va scurendo piano piano dall'altra parte. È l'unico posto, uno dei pochi posti in Italia dove tu riesci a vedere il tramonto e il corno della terra che si fa nero perché dall'altra parte il sole non c'è. Questo è un fenomeno che io ho osservato superando il circolo polare artico e che ho riosservato su Ustica e che incanta. In un momento particolare i raggi del sole colpiscono la linea dell'orizzonte e alla linea dell'orizzonte, se si è fortunati, si coglie un raggio verde che è un raggio bellissimo dove noi possiamo veramente sognare e proiettarci al di là di quello che vogliamo. Visita Ustica, ti aspetto. Visita Ustica, ti aspetto. Visita Ustica, ti aspetto. Visita Ustica, ti aspetto. La nostra colazione, insomma, è a una vista sull'alba, perché siamo sulla terrazza dove sorge il sole. E il panorama è bellissimo perché siamo sul porto, praticamente vediamo tutte le barche. A Ustica cosa c'è da fare? Mare, tanto mare, bellissimo. E poi la sera animiamo l'isola con musica dal vivo, serate, aperitivi e quant'altro. Insomma, ci pensiamo noi per le vostre vacanze. Visita Ustica, ti aspetto. Allora, eccoci ancora una volta, ci siamo spostati leggermente ma non del tutto, perché adesso dobbiamo trattare un argomento molto importante, una delle realtà giovanili assolutamente di maggior livello, spicco non solo nella provincia di Palermo ma anche a livello regionale, tra poco vedremo perché, grandi risultati del Calcio Sicilia anche grazie a Giuseppe Guida, che abbiamo visto poco fa molto dalla parte di Iachini, ovviamente con un tecnico non potrebbe essere altrimenti. Giuseppe, però effettivamente i tuoi ragazzi, che tra l'altro sono anche, c'è una piccola rappresentanza con noi questa sera, stanno facendo benissimo, ricordiamo classe 2000, gli allievi sperimentali. Gruppo 2000, fanno il campionato allievi sperimentali, che praticamente un allievi fascia B, preparano il prossimo campionato per quanto riguarda gli allievi regionali. Quindi chi sono i ragazzi, Giuseppe, che sono qui con te questa sera? Noi abbiamo Giuseppe Fruci, che è il nostro attaccante, Piero Agusta, accanto a lui, che è il nostro capitano, la nostra bandiera, il nostro tutto. Sì. Il nostro Iachini della situazione, praticamente Piero Agusta, poi Francesco Galioto, il nostro centrocampista, il nostro portiere, è un portiere moderno perché gioca con i piedi come pochi altri, poi c'è Manuel Rosone, il nostro centrocampista, Lorello, una new entry che arriva dalla Ribolla quest'anno, sì. E poi ho alla mia destra il mio dirigente Antonio Rina, sì. La mia sinistra mi vanto di avere il professore Angelo Provinzano e il mio secondo Francesco Patti, e mi dispiace perché stasera mancano all'appello il nostro fisioterapista, che sì. è Eugenio, ricordami il cognome, Zarcone. Non lo ricordo mai, e poi ci manca anche il nostro nutrizionista, che è il dottor Virzi. Tra l'altro mi dicevi, e non a caso lo si capisce, solitamente uno staff così non ce l'hanno alcune anche prime squadre in promozione e in prima categoria. Il Calcio Sicilia, anche per tutte le formazioni, ha uno staff del genere, che è anche la forza di questi, la chiave dei successi e dei miglioramenti soprattutto, perché quando si parla di ragazzi i risultati, prima che dal punto di vista numerico delle vittorie, vanno anche dal punto di vista umano, cioè come questi ragazzi crescono dal punto di vista tecnico ma anche umanamente, Giuseppe. Ma io credo che i valori nello sport sono imprescindibili, noi non possiamo prescindere dai valori umani. Io dico sempre che prima di fare l'allenatore di calcio prova ad essere un insegnante,
un insegnante di calcio e anche di vita, perché dobbiamo portare avanti quello che è il progetto delle famiglie nel cercare di dargli la maggior parte dell'educazione ai ragazzi, che oggi purtroppo viviamo in delle situazioni un po' particolari, sì. Dove dico che c'è tutto per dovuto, nessuno è in grado di sapersi più guadagnare qualcosa di più. Il concetto del sacrificio, però. Il sacrificio non esiste più, oggi è tutto dovuto, e quindi è una cosa che a me non piace, e cerco di impartire la giusta educazione ai nostri ragazzi dal punto di vista sportivo. Sì. E questa è una cosa che ci rende molto, molto orgogliosi. Tra l'altro, Giuseppe, attestati di stima non solo da chi vi vede lavorare, dai risultati che stai ottenendo, hai anche ottenuto l'Oscar calcio come miglior allenatore del settore giovanile in Sicilia, quindi sì, un grande quello, attestato di stima. Quello l'ho detto quando ho avuto la fortuna di ricevere per ben due volte negli ultimi 5 anni questo attestato. È un attestato AIAC che premia gli allenatori che si sono messi, sì, in luce nella stagione in corso, e io l'ho scritto anche su Facebook perché ci tenevo, e visto che ne ho l'occasione, io l'ultimo mio, tutti e due i miei premi li voglio condividere con tutti i miei colleghi di scuola calcio che come, sì, me fanno tanti sacrifici per quello che poi è semplicemente un rimborso spese, perché tutto quello che si fa lo si fa veramente per la passione. Mentre scorrono sport. Anche le immagini dei ragazzi di questa novità di quest'anno, Firuci TV segue le gare interne delle formazioni giovanili del Calcio Sicilia, con la voce tra l'altro anche di Antonio Asaro, che abbiamo qui con noi questa abbiamo, sera. Abbiamo l'onore di avere il commento di Antonio. E questo è un altro segnale dell'organizzazione del Calcio Sicilia, Giuseppe. Tra l'altro, questi ragazzi sono dei classe 2000. Mi dicevi che l'anno scorso dire che hanno fatto poco con i giovanissimi regionali è un eufemismo. Quanti gol hanno preso in quante partite? Un record. Diciamo che abbiamo chiuso la stagione con la migliore difesa in Italia, di tutti i gironi italiani, perché abbiamo subito soltanto 5 gol. Incredibile. Su quante partite? E alla fine 28 partite. Quindi credo che sia stato un record, forse nessun'altra squadra negli ultimi 20 anni ha fatto quello che abbiamo fatto noi dal punto di vista delle reti subite, e poi abbiamo fatto 98 gol. Segno di grande organizzazione questo. Io dico sempre che alla base le cose non vengono per caso, alla base c'è una grandissima società che ci permette di lavorare in una struttura che secondo me è all'avanguardia, perché noi abbiamo una palestra, abbiamo una pineta dove fare attività sportiva. Dico, chi conosce il Calcio Sicilia e la sua struttura sa di cosa stiamo parlando. Assolutamente. E io poi, siccome pecco di professionalità, mi sono avvalso di uno staff di tutto rispetto, e sfido chiunque in Sicilia, non a Palermo, ad avere uno staff come il nostro. Assolutamente sì. Tra l'altro, ricordiamo questo campionato che un po' prepara i ragazzi nel primo anno di allievi per poi quello che sarà il campionato allievi regionali dell'anno prossimo, anche se qualcuno è stato già aggregato ai 99, mi dicevi. No? Noi più che qualcuno abbiamo dato 5 giocatori che già fanno parte in pianta stabile del gruppo 99 del mister Pippo D'Angelo, sì. E siamo orgogliosi perché abbiamo dato 5 giocatori che giocano quasi tutti i titolari, a parte uno che è stato infortunato. Poi abbiamo avuto il piacere di cedere Vincenzo Sgarlata al Pontedera e Diego Bordighelli alla Salernitana, quindi diciamo che da parte nostra ci sono una grandissima soddisfazione, evidentemente il lavoro premia, e questa è alla base è la cosa più importante. Per chiudere, Giuseppe, poi torneremo anche dopo a parlare con te di Palermo nell'ultima parte, i prossimi impegni quali sono? E noi abbiamo una trasferta difficile a Terrasini lunedì contro il Renzolo Piccolo, sì. Anche perché il campo è insidioso, noi abituati a giocare sul sintetico, di certo in un campo che non è proprio alla nostra portata, che è un campo in terra battuta. Quindi all'antica che quando cadi ci lasci mezza gara. Io diciamo che sono un pochettino pignolo, perché voglio sempre giocare la palla a terra, per me il concetto di gioco è alla base di tutto. Sì. E i ragazzi a volte mi prendono per pazzo, che io mister, ma come facciamo a giocare a calcio in questo campo? Se ci riesci in questo, pensa poi quando dobbiamo giocare a calcio, perché alla base noi abbiamo il dovere di insegnare calcio ai ragazzi. La palla lunga, la palla buttata, a palla fai tu, come dico a volte io. Sì. E io soffro, mi sento male, come Antonio Conte soffre la sconfitta come se fosse come la morte. Per me vedere buttare la palla un ragazzo di 14-15 anni, vedergli buttare la palla lunga, per me è come una bestemmia. E io invece prego col mio gruppo, quindi non esiste. Sì, tra l'altro in questo contesto, se possiamo anche passare il microfono, se qualcuno, allora chi è che ha il microfono in questo momento? Allora tu sei, ricordami il nome. Pietro. Pietro, allora senti, giocare in un contesto del genere com'è? Non la sento. Dico, giocare a Calcio Sicilia è una società che ti permette di divertirti, ma anche di giocare ad alto livello, no? Sì, sì, è un grande orgoglio perché ho degli ottimi compagni. Sì. Non li cambierei con nessuno.
e mi trovo bene. Senti, ma anche il rapporto con i compagni, il rapporto con i compagni è importante, no? Vi vedo che siete quasi una famiglia, no? Sì, sì, con tutti i fratelli. Quindi siete sempre insieme? Sì, anche sempre. Al di là. Allora, questo era il commento di Pietro, uno dei, del capitano del Calcio Sicilia. Adesso al mio fianco abbiamo, ricordami il nome? Angelo Provinzano. Tu, la tua carica all'interno dello staff, mister? Atletico. Senti, ti do il microfono. Lavorare con i ragazzi è più facile rispetto agli adulti? Ti ascoltano di più, ti ascoltano di meno? Guarda, non direi più facile o più difficile, direi è diverso. C'è un approccio differente rispetto alla prima squadra. Lavori con sapendo che è una responsabilità verso questi ragazzi, perché comunque l'aspetto fisico è fondamentale, sì, in questa fase di sviluppo, e quindi diciamo lavori con ottenendo delle gratificazioni, perché li vedi migliorare, li vedi crescere a vista d'occhio. Tra l'altro, ecco, anche un contesto in cui non è come quando si lavora con le prime squadre, qua gli atleti cambiano proprio a livello, certo, anatomico. Sì, quella è la cosa che più noti lavorando con un gruppo di ragazzi in età puberale, in età adolescenziale, che sì, noti diciamo i miglioramenti giorno dopo giorno. Quindi questo ovviamente è fatto sempre anche coordinandoti col tecnico, perché sì, magari lui, tanto diciamo anche questi particolari, non è che il preparatore lavora in base a quello che vuole fare lui, cioè l'allenatore ti chiede, voglio puntare un po' più, certo, sull'esplosività, un, sì, po' più sulla resistenza, un po' più questo, e poi tu in base a questo ti, sì, adegui, insomma, sì, no? Sì, diciamo che anche l'evoluzione del preparatore atletico, prima sì, diciamo che erano dei professori di educazione fisica inseriti nel contesto calcio, adesso devono essere anche preparati in materia calcistica e... titoli di studio di un certo tipo, e integrare il proprio lavoro con quelle che sono le esigenze dell'allenatore anche dal punto di vista tecnico-tattico. Ok, se adesso siamo pronti possiamo, in attesa poi di parlare con le ragazze del Dragons Cari, andare in pubblicità, ci spostiamo nuovamente e poi ci avviamo a questa fase finale della nostra trasmissione odierna, fra pochissimo. Dal porto e a 100 metri alla piazza principale, ci ha permesso chiaramente in questi anni di avere sempre più un numero di turisti nella nostra isola. È composta da 9 unità abitative, sono tutti monolocali da 2, 3, 4 posti, siamo tutti con vista mare, i nostri monolocali sono disposti su questo balcone, al piano di sopra la nostra chicca, il nostro punto forte sono il grande terrazzo con una piccola piscina e un solarium accanto proprio la piscina. Visita Ustica, ti aspetto! Grazie alla posizione strategica del locale, del nostro locale, possiamo sfruttare subito l'impatto visivo dei nostri turisti appena arrivano. Essendo tutto bianco e praticamente in riva al mare, sfruttiamo questa bellezza del porto di Ustica. Noi gestiamo questo posto all'incirca da 4 anni e cerchiamo di offrire il meglio delle nostre possibilità. Visita Ustica, ti aspetto. Stasera è molto ampia e quindi noi ci spostiamo, abbiamo tanti ospiti, ma questo è anche il bello della nostra trasmissione. Al mio fianco abbiamo Oriana Schiera, che è il tecnico delle Dragons di Carini, formazione di cheerleading e cheerdancing, ormai quale delle due? Chiariamo. Cheerleading, perché ormai noi ci stiamo praticando nel corso delle settimane, quindi chiariamo anche questo aspetto. Senti Oriana,
disciplina nuova che coinvolge anche ragazze di tutta l'età, dai 10-14 anni. Mi dicevi, la vostra società si allena a Carini, insomma, anche parteciperete ai campionati nazionali, quindi hanno anche sì, delle belle esperienze queste ragazze. Sì, da fare. È una squadra che nasce nella stagione 2014-2015. Sì. L'anno scorso ci siamo cimentate nel Cheer Dance, abbiamo raggiunto un secondo posto alla gara regionale di Gela. Mentre quest'anno abbiamo iniziato appunto ad allenarci su elementi tecnici del cheerleading e parteciperemo appunto a progetti futuri al campionato italiano a Novara. Sì. A febbraio, il 27 e 28 febbraio. Tra l'altro ti volevo chiedere, di questo ne stiamo anche parlando in queste settimane, insomma è una disciplina anche molto bella da fare per i ragazzi, perché uniscono un po', è come se facessero più attività in una sola, perché ci sono elementi di ginnastica, elementi di danza, di palestra. Esattamente, anche. È una disciplina nuova. Mentre vediamo poi anche le immagini delle ragazze. Abbraccia tutte, cioè abbraccia un numero molto vasto di discipline, ginnastica artistica, danza, elementi tecnici, appunto sì, per i ragazzi è molto importante. Ragazzi, sto parlando dal punto di vista appunto maschile. Sì. Sì, sì. È uno sport completo a tutti, a 360 gradi. È appunto, faccio un piccolo reclamo appunto. Sì. Per convocare ragazzi e ragazze, per abbracciare questo nuovo sport che è una grande famiglia, è importante la fiducia, la collaborazione, perché senza questa non può esistere questo sport. Siete magari le famiglie che in questo momento ci stanno vedendo, di Carini, che rapporto avete? Siete seguiti in paese? Tutti i ragazzi sono delle zone limitrofe, insomma sì, si avvicinano? Noi ci usufruiamo della palestra di una scuola, Laura Lanza. Sì. Appunto, la maggior parte delle ragazze della squadra seguono la scuola alla Laura Lanza, appunto. Sì. Però noi abbiamo cercato sempre di abbracciare tutta la città di Carini che ci segue. Quindi questo senza alcun sì, dubbio. L'anno scorso infatti abbiamo avuto anche numerosi sponsor che ci hanno aiutato nella questa nuova iniziativa, nella crescita della squadra. Assolutamente sì. Tra l'altro, se adesso fra un po' potremmo fare un po' una carrellata delle ragazze presenti, le potremmo anche presentare. Quali sono le ragazze che ci sono questa sera al tuo allora, fianco? Allora, al mio fianco abbiamo Denise e Giorgia, poi abbiamo Valentina, Sofia, Maria, Greta, Chiara, Thomas, il nostro maschietto, la nostra mascotte, sì. Jennifer, Sofia e Denise. Tra l'altro al tuo fianco sì, chi c'è? Se possiamo dare il microfono. Denise. Il tuo nome è Denise? Denise. Senti Denise, quando ti sei avvicinata a questo sport e se ti piace in maniera particolare? Sì, mi piace perché è molto, cioè è uno sport che viene dall'America, quindi ho voluto subito provarlo ed ero molto curiosa e mi è molto piaciuto. Senti, ma è anche bello poterti ritrovare con le tue compagne, sì, ormai siete amiche anche al di là. Sì, già si può dire da 2 anni e comunque anche se non ci fossero state tutte le mie amiche non potremmo aver fatto tutta questa squadra. Una bella esperienza. Invece al mio fianco c'è Giorgia, mi dicevi. Senti Giorgia, quanti anni hai? 9. Da quanti anni fai cheer dancing? 1 anno. Ti stai divertendo? Ti piace? Cosa ti piace di più di questa disciplina? Cheerleading. La cosa che ti piace di più? Che ballate, che fai le capriole, che ti lanciano in aria? Quella è la cosa che ti piace di più tra queste? Che faccio le piramidi, mi lanciano in aria, molte cose belle ci sono in questo sport. Tra l'altro, per fare questo sport vi spostate, quindi viaggiate, adesso andrai anche ai campionati nazionali, questa è una cosa bella. Vedi città che non conoscevi, sei andata in qualche posto al di fuori di Palermo con la squadra in questi anni o sempre gare qui vicino? Potremmo partirete, quindi vedrete dei posti anche nuovi. Senti, anche tu sei contenta di lavorare con le tue amiche in squadra, ormai siete inseparabili. Sì. Come se ti trovi bene? Sì, è come una famiglia per me. Quindi questa è la cosa più bella. Sentirti dire queste cose è la soddisfazione più grande. Direi si vede che c'è un bell'ambiente. Sì, sì. Allora, adesso noi possiamo ritornare con la nostra ultima pausa pubblicitaria. Nel frattempo ovviamente faremo una nuova carrellata, vediamo anche qui la platea di questa sera. Andiamo in pubblicità, poi torniamo con l'ultima parte della nostra trasmissione. We'll be right back.
iniziato da piccola a fare questo lavoro, portare i turisti per l'isola a vedere le cinque grotte che si trovano nel versante sud e fare tutto il giro dell'isola. E ha iniziato poi Vito, che noi lo chiamiamo Vituzzo, ha iniziato lui per portare anche lui i turisti. Iniziamo alle 10 e alle 2 del pomeriggio per fare giri dell'isola, durano 2 ore e vedono i turisti le 5 grotte che si trovano nel versante sud e l'isola. Oltre al giro dell'isola noleggiamo barche. Visita Ustica, ti aspetto. Visita Ustica, ti aspetto. Visita Ustica, ti aspettiamo. E siamo ritornati qui nel nostro tavolo principale. Stavamo commentando, se non sbaglio datemi voi ausilio perché io sono do le spalle, la partita è finita dalla Juventus di Champions. Allora, 1-1, mancano gli ultimi secondi. Sta per finire, pochi secondi, un pareggio. È comunque ausilio all'Inter, vero? Assolutamente sì, Antonio, grandissima questa. Visto, già la state coinvolgendo nel vostro babbio, come si dice a Otra. Sta già brunizzando qualcuno. Assolutamente sì. Tra l'altro, ora parlando di prossimo futuro, Palermo-Chievo, il Napoli gioca in casa con l'Udinese, non a caso qui si parla di Napoli, siamo live da Rosso Pomodoro, la fede per il Napoli è più importante forse di tutto e ovviamente chi si sposta alla propria terra, come se noi andassimo a vivere, che ne so, in Germania, Alberto, parleremo sempre di Palermo, non se andiamo a vivere a Gladbach parleremo lo stesso di Palermo. Abbiamo un punto di sfuncione. Guarda, sono convinto che se si apre una cosa del genere fa faville, diciamo, assolutamente. Senti Alberto, questa partita col Chievo, come la vedi? Beh, come dicevamo prima, sarà da dentro o fuori, quindi servono assolutamente i 3 punti, in questo caso anche con un pareggio probabilmente saluteremo il mister, se sia buono o non sia buono sostituirlo, abbiamo già disquisito su questo, ma la pazienza, se vogliamo parlare di pazienza del presidente, è veramente ridotta al lumicino. Appelliamoci in questo momento anche alla defezione degli avversari, si va a venire un po' meno la supercoppia tra Paloschi e il Meggiorini, che è squalificato. Sei ironico Alberto con questo super? No, assolutamente, non sono ironico perché comunque si stanno facendo valere, fino a poche settimane fa abbiamo visto un Meggiorini che ha fatto un assist di tacco che neanche a FIFA 16 la facciamo, no? Tu che sei bravo a FIFA 16. Per cui in questo caso dobbiamo appellarci anche a quello che è di negativo e per gli avversari di buono per il Palermo. Però si farà il paio perché per esempio Rigoni con tutta probabilità non ci sarà, visto che sarà operato. Anche una mascherina, ricordiamo frattura allo zigomo, se non sbaglio. Sì. Quindi in questi casi magari la prima settimana è out. Poi anche nei corsi storici, visto sì. Che col Chievo l'anno scorso il Palermo si tirò fuori dalle ambasce proprio con un gol di Rigoni. Assolutamente sì. Rigoni non ci sarà, ma ci sarà il Chievo più o meno alla stessa giornata, credo, di quando l'abbiamo affrontato l'anno scorso con Iachini che era un piede e mezzo fuori e li rimise dentro proprio grazie a quella vittoria, mi pare per 1-0 su calcio di punizione, se non ricordo male. Tra l'altro Antonio, è una situazione, possiamo dire, un po' diversa dall'anno scorso. L'anno scorso c'era qualche elemento in più sul quale far leva per riprendersi, adesso c'è molto meno qualità, no, e non per essere un po', come si posso dire, pessimisti, non mi veniva il termine, non per essere pessimisti, però l'anno scorso, anche Giuseppe poi ce lo dirà, c'era forse qualche elemento in più per il quale essere fiduciosi, insomma quel Dybala che trascinava Vasquez e questi due che trascinavano tutti. Io direi che le differenze sono profonde, io non voglio dire a cosa mi fa pensare per scaramanzia questo campionato. Sì. A Rios, Donati, lo dicevamo a microfoni spenti, ma non lo ripeto neanche sotto tortura, anche perché sarò sicuramente smentito, quindi boccaccia mia sta zitta in questo caso, però certamente in questo momento dire che c'è una grande buona dose di ottimismo, si è ottimisti nel sì. Fare questo tipo di dichiarazione, quindi diciamo che comunque io fido molto in Iachini che ha questa capacità, l'ha dimostrata l'anno scorso quando abbiamo cominciato non bene e ci ha tirato fuori, lui che è profondo conoscitore dei suoi ragazzi e delle potenzialità di quello che possono dare, se avrà, come diceva Giuseppe prima, quella flessibilità
e quella cosa di mettersi anche un po' in discussione anche sotto il profilo del modulo, di capire che bisogna adattare qualcosa e cercare di fare come dice, buon viso a cattivo gioco. Questa squadra alla fine non credo che sia sicuramente sotto un Carpi, sotto un Verona che io ho visto giocare un paio di volte ed è una squadra, credetemi, veramente imbarazzante. E certo c'è da individuare quale può essere la terza, perché il Bologna, però probabilmente, ecco, magari sembrava spacciato, il Verona tra poco cambierà, in teoria potrebbe cambiare allenatore, perché, tra l'altro anche sì, una storia simile, perché Mandolini, ma guarda che il Verona ha un sacco di problemi anche societari, perché c'è questo presidente che non si sa bene se è lui il proprietario o non è lui, le critiche sono aspre, c'è questa, lì c'è quella competitività col Chievo che mette il pepe, sì, e quindi però anche pressione, gioca pressione psicologica, bravo, non a caso, non a questa, caso, questa è la risposta d'ausilio. Tra l'altro Giuseppe ti volevo dire, ci sono delle soluzioni interne per avere delle alternative, o gli 11 che giocano in questo momento sono i meno peggio, diciamo? Io credo che la soluzione migliore sarebbe quella di guardarsi dentro ognuno di loro, perché quando si è pagati o strapagati, come purtroppo nel nostro calcio ormai si vive con gente che guadagna fior di quattrini mentre il povero operaio lavora dalla mattina alla sera per pochi quattrini, dico, dovrebbero un attimino guardare i giocatori, anche quello che gira attorno, e cercare di avere un po' più di umiltà. E credo che in tanti dovrebbero avere riconoscenza nei confronti di Iachini, ivi compreso i propri calciatori, perché è facile ripulirsi il coltello addosso al proprio allenatore. L'allenatore potrebbe anche essere in crisi, perché in questo momento sente poca stima da parte del presidente, e tutti sappiamo quanto sia importante avere la fiducia del proprio presidente, del proprio datore di lavoro. E credo che più che il presidente devono essere i calciatori a lavorare per il proprio mister. Io ripeto, l'altra sera ho visto, ieri sera ho visto gente poca voglia di lottare per il proprio mister. Quella è la cosa che mi fa paura, perché io sono convinto che se Iachini ritrova la serenità e ritrova il suo gruppo, i suoi capisaldi, come diceva giustamente poco fa, io credo che Palermo viene fuori, e viene fuori alla grande, perché un allenatore sereno con alle spalle una società che gli crede, che lo protegge e non che lo insulta, è un allenatore che riesce a cambiare anche modulo, perché lui è un allenatore molto in gamba, uno che è in grado di fare più moduli. Senti, Giuseppe, è una persona che sa leggere molto bene le partite. Ieri sera l'ho visto un po' in confusione. Pur volendo potrebbe passare a due punte, cioè anche volendo passare a due punte lo potrebbe fare lui in questo momento. Ma credo che non sia un problema di una o due punte, ci vuole gente che corre. Cioè in Serie A se tu non corri vai in difficoltà contro chiunque. I giocatori però sono quelli, quindi c'è magari qualche giocatore che in questo momento non sta giocando. Domanda dipende tutto da Girardino. È come se il Palermo avesse avuto due punte. Girardino ha fatto una partita straordinaria, sponde continue, Vasquez sembrava di aver trovato quasi Dybala, perché arrivava a metà campo Girardino. È stata una partita straordinaria. Che cosa cambia da una settimana all'altra, Alberto? Cosa cambia? Che Gira purtroppo per noi ha tanti anni alle spalle e bisogna effettuare una preparazione apposta per lui. C'è stata l'infrasettimanale di mezzo, non dimentichiamolo, dove Girardino ha praticamente giocato tutta la partita. Girardino, qualcuno di voi si sarebbe mai immaginato che poteva giocare tre partite nel giro di 7 giorni? C'è solo lui, Antonio. C'è soltanto lui, ma qualcuno direbbe di no, perché ci sono alcuni giocatori che avevano retto la carretta nelle prime 2 giornate, per esempio Quaison, Trajkovski, che magicamente insomma sono diventati delle riserve. Tra l'altro Trajkovski, Antonio, non mi era sembrato malissimo, forse uno dei più positivi insieme a Iliamark tra i nuovi volti. Adesso sì, pare che il ritiro erano state abbastanza buone le indicazioni. Anche a Udine non aveva giocato male. Sì, però sai, non puoi certamente pensare che la svolta in un momento del genere te la dia uno come Trajkovski. Assolutamente. Ecco, bisogna, però ecco, ricompattare, una soluzione per rimettere questi tasselli di un mosaico che c'era, che esisteva, che era efficiente, efficace, importante fino all'anno scorso. E anche, dico, non possiamo spiegare sempre tutto con la cartina di tornasole di Dybala, perché sarebbe troppo semplicistico. Ripeto, non è che il fatto che non ci sia Dybala può spiegare l'involuzione di un Gonzalez, di un Lazar o di un Rigoni. Ci sono delle ragioni che appunto sono molteplici e bisogna
rimettere insieme, non direi cocci perché non parliamo di cocci perché non siamo neanche in zona retrocessione, quindi ancora c'è tutto un campionato avanti, però attenzione perché questi sono passaggi importanti. La partita col Chievo, ricordiamo che la sconfitta in casa con l'Empoli, al di là dei tre punti, ha una valenza negli scontri diretti con l'avversario e quello che può essere poi un giorno arrivare, ecco, assieme. Ricordiamo poi che a pari... stesso discorso vale per il Chievo, cioè, a parità sono... di punti, Antonio, ricordiamo che poi vale pesanti. La classifica avulsa, cioè è una mini classifica tra le formazioni a pari punti, quindi è come se si azzerasse tutto quello che hanno fatto nelle altre giornate e vale solo la classifica tra le squadre coinvolte. Avrei preferito perdere 3-0 con l'Inter, ti dico esattamente proprio questo e vincere con l'Empoli, perché ho fatto una grande partita con l'Inter, con l'Inter. Poi... volevo chiedere, Alberto, in relazione a quello che ti aspetti a gennaio, che non penso sarà l'arrivo di chissà chi e quale investimento economico, di cosa c'è più bisogno in questo momento a livello proprio di profilo di giocatore? Un centrocampista un po' più tecnico, un esterno destro un po' più intraprendente di Rispoli, che comunque sta dando l'anima, ma tecnicamente forse è peggio di Pisano, ed è difficile veramente trovare qualcuno che tecnicamente sia peggio di Pisano. Ci mette cuore Rispoli, però purtroppo in Serie A non serve soltanto il cuore. È un atleta veramente eccezionale, che abbiamo visto fare degli allunghi su progressione, veramente purtroppo nel calcio Giuseppe ogni tanto si deve toccare anche il pallone. Può essere un problema. La tecnica è la base del calcio, se tu hai la palla gli dai del tu, allora hai possibilità di giocare bene, ma se gli dai del Bossia... E il Palermo ha troppo gente che gli dà il Bossia. Questa è una perla che puoi anche usare poi domenica. Però come è stato su WhatsApp. C'è troppa gente che dà il Bossia alla palla. Assolutamente. Tra l'altro noi l'esempio Lampard, Roberto, non per citarlo sempre, perché però Liverani era l'emblema, un giocatore che predicava in mezzo al campo, a livello atletico non ci stava. Cioè nella gara di 30 metri con Rispoli arriva, si va a fare la doccia e Liverani ancora sta facendo la progressione per i 5. Ma il pallone era una cosa eccezionale, vedergliela toccare. Forse serve questo. E tra l'altro gli ultimi anni del Palermo lo dimostrano. Quando il Palermo ha avuto un po' di qualità a centrocampo, ne ha giovato un po' tutto il sistema. Corini, Liverani, comunque con i limiti. Ne parlavamo prima della trasmissione con Giuseppe. A livello fisico, però, insomma, dettava legge. Lo stesso Maresca, attenzione. E anche lì, ricollegandomi a quello che dicevamo poco fa, Iachini è uno che non dimentica. Ricordatevi le critiche dello scorso anno, immediatamente successive alla gara contro la Juventus, e poi arrivò quella col Chievo Verona. Iachini andò lì con un atteggiamento un po' troppo per la serie. Sì. Andiamo lì. La gara di Torino. Esatto, è lo Juventus Stadium, giocò addirittura Feddal, che non so se sia a preparare le pizze. Palermo, se non sbaglio, momento. Forse non fece neanche un tiro in porta. No, ne fece soltanto uno, Dybala da 40 metri, che fece gridare un po'. E poi arrivò la partita col Chievo e tutti criticarono Iachini per essere andato lì a non giocare la partita. Iachini contro il Napoli è come se avesse dato una risposta. Dice: io me la gioco col Napoli, e a Napoli come fa a giocartela? Cioè, è praticamente impossibile andare a San Paolo adesso, anche se ti chiami Barcellona, con questo Napoli. E però ne ha risentito la squadra con l'Empoli, perché per esempio, almeno questa è una mia modesta visione, andare lì e utilizzare per esempio Maresca quando puoi benissimo pensare alla gara con l'Empoli e ti ritrovi un Maresca più fresco dopo 7 giorni con l'Inter, dove comunque aveva disputato la sua partita. Non puoi pensare che Maresca in 10 giorni, Bologna, Inter e Napoli, possa disputare quasi 3 partite. E chiaramente con l'Empoli non ha giocato. Cerca di far esordire in questo momento Brugman. Può fare a meno di, ovviamente non è Pirlo, però in questo momento il Palermo può fare a meno di Maresca. No, quando sta bene. No, hai detto bene, non è Pirlo, ma questo centrocampo serve davvero un pizzico per cambiare qualcosa, anche perché togli il compito di organizzare la manovra uno tra Rigoni e Ilemark, che non devono farlo. Ilemark si inserisce verso la porta avversaria, Rigoni torna spesso dietro, o come faceva l'anno scorso se c'è però un Dybala che torna dietro, si può aiuta inserire. E esatto, è vero. Giuseppe, il gioco è importante, tu dicevi prima che giocare palla a terra è la cosa più bella che ci sia, però uno dei segnali quando nelle annate brutte del Palermo è quando questa palla va sempre in orizzontale e non si riesce mai a fare una verticalizzazione, perché fra la mancanza di personalità, la mancanza di qualità, non c'è un giocatore che ti riesca a fare quel taglio in profondità. E forse questa la chiave, oltre, dicevi tu, il movimento senza palla. Però se anche in questo momento i giocatori si muovessero alla grande senza palla, chi glielo fa poi il taglio di 30 metri in mezzo a 5 avversari? Ma il concetto è: la palla intanto in orizzontale è una bestemmia, tanto è vero, se chiedi ai miei ragazzi ci prendono per pazzi.
perché passare una palla in orizzontale è una bestemmia, perché tu prendi una ripartenza ed è la fine. Gli avversari hanno una postura fronte porta e li prendi subito alle spalle, quindi alla base è una bestemmia. Il concetto è, quando giochi a calcio, un tecnico, chiunque esso sia, che parte dai pulcini, arrivi alla Champions, arrivi alla nazionale, deve essere un sarto, un buon sarto, deve riuscire a cucire il vestito addosso alla propria squadra. Cioè, e ripeto, io forse voglio essere ripetitivo, divento pure noioso, però se noi lasciamo Iachini sereno e gli lasciamo fare l'allenatore, allora Iachini ritornerà quello di prima, sarà sereno e capirà che questo modulo in questo momento non va bene per questo Palermo. Ma se noi continuiamo ad attaccare Iachini dimenticandoci tutto il bene che lui ha fatto per noi, per questa squadra, per questa società, a quel punto ci faremo del male da soli, perché chiunque verrà al posto di Iachini troverà veramente, a questo punto mi perdoni, ma troverà dei cocci, e non sarà facile rimettere in piedi una squadra che sta perdendo in autostima. È un gruppo che perde in autostima, è una cosa molto grave per uno spogliatoio. Secondo te a gennaio, facendo degli esempi, tu cosa chiederesti a livello di profilo? La prima cosa di cui c'è bisogno guardando il Palermo? Se fossi io chiederei due esterni d'attacco per cominciare a giocare a calcio, perché la punta è fine a se stessa. Oggi il pivot di una volta, il Toni di una volta, per anche fare una per il calcio moderno, per il calcio moderno è un giocatore atipico, è un giocatore che non serve più. Oggi per giocare a calcio bisogna avere gente che ha gamba, che attacca sempre gli spazi e che si butta dentro, destabilizzando sempre gli equilibri di una fase difensiva, perché è una difesa che guarda sempre chi porta la palla ed è piatta, e Gilardino è messo lì come la storia della libertà. Siamo fini a noi stessi, non giochiamo a calcio. C'è allora gente che attaccano sempre le profondità. Assolutamente sì. Per chiudere, un 10 secondi per tutti, partiamo da Alberto, facciamo in senso orario, ovviamente dalla mia prospettiva, senso orario, cosa ti aspetti Palermo-Chievo, che partita ti aspetti? Vittoria, 3 punti, anche Sorrentino sul rinvio, il Palermo deve vincere perché ci manca altrimenti... solo questo, poi sta facendo tutto lui, sta reggendo tutto lui sulle spalle, sì, in alcune circostanze. Spero che arrivi anche questo premio della convocazione nazionale, perché Stefano lo merita. E, tra l'altro, Palermo Chievo è una gara che è abituato a gol eccezionali, se ricordate Miccoli da 40 metri, sì, proprio contro Sorrentino. Assolutamente. Antonio, Palermo Chievo. Bruciante, migliore in campo Sorrentino, migliore in campo Gilardino. Così facciamo pure l'arrivo. Anche 5-4. E Sorrentino, che è stato fino a questo momento il migliore in campo, peggiore in campo perché non tocca palla e quindi. Assolutamente. Senza voto, peggiore in campo. Come si diceva una volta. Senza voto. Giuseppe, Palermo Chievo, cosa ti aspetti? Vinciamo e ripartiamo. Sono convinto che questa vittoria ridarà nuovamente nuova linfa a Beppe Iachini, a cui vogliamo sicuramente tanto bene, perché noi non ci dimentichiamo di quello che ha fatto per noi anche da calciatore, e sono convinto che anche il buon Zamparini si ricrederà su di lui. Speriamo davvero. Ninni? Con questa pausa, secondo me, le motivazioni Iachini riuscirà a infonderle ai suoi ragazzi. Quindi dici tu, una bella vittoria col Chievo e poi si lavora in tranquillità per 2 settimane? Secondo me sì. Ma lo speriamo davvero. Io volevo salutare i nostri ospiti, che sono stati veramente eccezionali, anche i ragazzi alle mie spalle. Abbiamo parlato di 3 sport diversi, di categorie diverse, come sempre mi è piaciuto questo senso orario. Un saluto e un ringraziamento a Alberto Gianbruno. Ciao Alberto. Grazie a te Alessandro. Grazie a tutti voi, è sempre un piacere. Tra l'altro, nel frattempo alle mie spalle si scatenano, ragazzi, è ufficiale, speriamo che dobbiamo alzarci e sederci per i gol del Palermo, così almeno 6 volte domenica. Antonio, un abbraccio e grazie sempre. Grazie a te Giuseppe, grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, redazione, vi faccio il più grosso in bocca al lupo per il vostro futuro. Crepi, e anche a Ninni per questo derby dopo la sosta, vediamo questa è una bella partita. Grazie. Ringraziamento anche da parte mia a tutti coloro i quali ci hanno seguito anche questa settimana. Palermo Chievo la prossima settimana, Napoli Udinese invece domenica alle 18. Un abbraccio, alla prossima settimana. Applausi al presidente, l'unico vero comandante, e ai colori rosa nero dell'aquila volante, perché vincere questa sera è il regalo di una vita intera, e tu